Mi avvio a ricevere qui, vi saluto e vi ringrazio, ancora un applauso. E poi loro hanno preparato questo incontro, quindi siamo qui perché ci hanno portato loro su questo palco. Allora io accolgo, vorrei accogliere, qui abbiamo detto tante cose, abbiamo delineato un quadro in cui appare evidente come una concreta, piena libertà di scelta educativa sia davvero importante e cruciale per la scuola tutta. Nessuna battaglia ideologica qui, nessuna rivendicazione di superiorità, ma proprio la qualità dell'educazione ci sta a cuore. Allora io chiamo qui sul palco la ministra Valeria Fedeli e il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, sua eminenza il cardinale Gualtiero Bassetti, con cui vorrei approfondire questa riflessione, continuare a approfondire. Benvenuta ministra Fedeli, piacere averla qui, ben ritrovato eminenza, è una gioia ritrovarla qui. Allora, io credo che Sua Eminenza il cardinale Bassetti mi perdonerà se comincio con la ministra Fedeli, non soltanto perché è donna e oggi è una giornata importante per le donne, lo ha ricordato lo studente Roberto Rossetti, sì, insomma, celebra la giornata contro la violenza alle donne, ma anche perché tante domande, Sua Eminenza, tante sollecitazioni sono state rivolte alla ministra. Alla ministra io le do il benvenuto non solo in rappresentanza del ministero a cui lei fa riferimento, ma di un'istituzione per la quale davvero tutti proviamo una grande gratitudine, perché in oltre un secolo e mezzo di istruzione pubblica la scuola ha fatto tanto per sradicare l'analfabetismo, per costruire una scuola media unificata che è un potente strumento per superare le diseguaglianze, per accogliere le disabilità, per provare a integrare, qui la sfida è ancora tutta aperta, i ragazzi di origine migrante. Però ecco, nel contesto che abbiamo tratteggiato, con tutte le sue sfide, i suoi chiaroscuri, se la strada che è stata percorsa è tanta, ce n'è ancora tantissima da percorrere, a cominciare anche, so che insomma lei vorrebbe probabilmente che le cose stessero diversamente, ma quell'investimento di 4% sul PIL, sull'istruzione, più che una scommessa sul futuro, sembra un'ipoteca. Però, io credo, vorrei darle la parola con questa riflessione, che in un simile contesto c'è bisogno di più scuola, anzi di più scuole, dove il plurale ha un significato importante. Sì, intanto grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui, fa piacere aver ascoltato, anche se non è la prima volta che ascolto le riflessioni, le proposte, le attenzioni della scuola paritaria cattolica. Però mi fa anche piacere che lei abbia ricordato, se mi permettete poi rispondo a tutto come mia abitudine, però ci tenevo molto anche qui con voi oggi aprire la mia presenza qui ricordando che giornata è oggi in termini internazionali, perché è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Mi fa piacere che lì ci sia una rosa e un drappo rosso. Come mi ha fatto molto piacere questa mattina, non era mai successo che dentro al ministero abbiamo incontrato delle ragazze e dei ragazzi dei licei romani, ma c'era un collegamento con tutte le scuole che sceglievano di farlo, e abbiamo discusso, come dico io, tra credenti e non credenti. C'era presente il cardinale Ravasi questa mattina alla MIUR e abbiamo discusso esattamente di valori comuni, di finalità comuni e di educazione. E ho annunciato lì, ma questo a voi è già noto, perché abbiamo fatto un lavoro condiviso insieme anche con il mondo importante, plurale, che voi rappresentate. È il primo anno, io questo lo voglio dire, è il primo anno che nello Stato italiano sono state fatte e mandate nelle scuole le linee guida contro la violenza degli uomini sulle donne, perché deve essere parte di un'educazione del rispetto, del valore di ogni singola persona, che io credo sia già un elemento qualitativo, innovativo del percorso educativo. Lo dico perché voglio anche ringraziare tutti i vostri rappresentanti che hanno contribuito, perché quando si fanno queste scelte
e c'entra anche molto con la discussione del nostro confronto qui oggi, si devono fare insieme, perché se si fanno insieme, come diceva Don Milani, lui aveva due riferimenti, il Vangelo e la Costituzione italiana, in particolare gli articoli della Costituzione italiana che sono significativi. Un non credente dice: ho la Costituzione italiana, ma nella Costituzione italiana c'è scritto che non si può discriminare e bisogna avere il pluralismo religioso. Lo dico perché anche questi sono elementi che qualificano dal mio punto di vista anche la storia della scuola italiana, poi bisogna innovare e cambiare. Ho fatto riferimento spesso al primo punto del documento che voi, diciamo, avete come base e che qui è stato sintetizzato, perché anche secondo me bisogna partire da lì. Noi stiamo vivendo una fase molto complessa di straordinari cambiamenti. Allora, un conto è tenere a riferimento i propri valori, le proprie finalità, ma dentro al cambiamento, se no si perdono valori e finalità. Ecco, io penso che sia giunto il momento, dopo 17 anni, di cominciare a fare sul serio, sul pluralismo educativo e sull'offerta formativa per il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti, quindi delle famiglie, anche per le scuole paritarie cattoliche. Ci tengo ad annunciare qui, è stata una scelta, ma io l'ho già firmato 4 giorni fa, la costituzione del gruppo di lavoro per la definizione del costo standard di sostenibilità per gli studenti, che è uno dei punti che voi avete posto a base, che io considero uno dei punti fondamentali, esattamente per iniziare a fare un percorso che spero, cardinale, che riusciamo a concludere rapidamente, perché ovviamente anche qui il tempo è significativo. E vi dico solo per citarlo, che facciamo riferimento all'articolo 2 della Costituzione, all'articolo 3, all'articolo 30, all'articolo 33, ma anche alla legge 107, e cito solo questo perché gli articoli della Costituzione li conoscete bene, che dice esattamente che noi dobbiamo garantire il diritto fondamentale, qui è responsabile la famiglia, di ogni bambino e di ogni bambina, all'uno e all'una, esattamente in attuazione, che è l'ultima frase, della legge 62 del 2000. La composizione, lo dico perché è un punto importante, la composizione, e qui arrivo già a un punto di riflessione che dobbiamo sempre tenere a mente, la composizione di questo gruppo per la determinazione dei costi standard, che tra l'altro mi fa piacere aver visto essere il primo punto di questa scheda che ci è stata presentata, è ovviamente una composizione pluralista, perché il nostro tema è come insieme, in modo plurale, indipendentemente dalla governance, quindi della gestione delle scuole paritarie complessivamente intese, compresa quella cattolica, quali sono i valori del pluralismo e della non discriminazione che dobbiamo mettere all'interno. Quindi questo gruppo di lavoro, che quindi è istituito dal punto di vista del Ministero, non è un gruppo, c'è un decreto, ho scelto, e spero che questo vi possa fare piacere, ho scelto che il presidente di questo gruppo sia esattamente il già ministro Luigi Berlinguer, perché è lui che secondo me nel 2000, avendo dato esattamente con un dibattito e con una attenzione non facile, perché dire queste cose in una platea come questa, diciamo, è semplice, tra virgolette semplice, però non è un caso, non è un caso che la legge 62 del 2000 ha un ritardo di attuazione così ampio, perché esattamente in democrazia poi ci sono aspetti, confronti, luoghi dove poi si decide, cioè il Parlamento italiano, nel quale, diciamo così, in parte le ideologie, in parte i settarismi, come li chiamo io, in parte una concezione sbagliata di non attuazione dei principi della Costituzione italiana, bloccano il valore del pluralismo delle scuole, per rispondere alla sua domanda. Ecco, io considero questo un elemento importante. Ringrazio anche l'attenzione che avete avuto nel vostro documento di riconoscere che, pur con fatica, ma insomma questa legislatura alcuni passi avanti li ha fatti. Voglio citare anche qui un punto, ma perché ci crediamo, non è un termine di concessione, è un termine di
rendere operativo effettivamente quello che abbiamo scritto nella legge 62. Se la scuola pubblica è fatta dalle scuole paritarie e dalle scuole statali, non è possibile che quando si vanno a firmare impegni a Bruxelles, anche per l'utilizzo ovviamente dei finanziamenti che derivano per la scuola dai fondi, in questo caso dei cosiddetti fondi PON, noi non si possa utilizzarli anche per le scuole paritarie. Voi sapete che con l'impegno del mio ministero e del ministro Claudio De Vincenti questa cosa è stata posta in Europa e l'abbiamo risolta. Non abbiamo risolto tutto. Non abbiamo risolto tutto, perché ci sono gli altri punti che sono stati detti anche, che riguardano la digitalizzazione della scuola, la partecipazione a tutti gli altri elementi per rendere pari effettivamente le condizioni dell'insieme della scuola pubblica. Dobbiamo fare ancora passi avanti, ma credo che il segno dell'accelerazione giusta e coerente sia stato dato. Abbiamo dato. Tra poco vedremo altri punti che credo siano molto a cuore a chi ogni giorno davvero, ecco, di nuovo torna al cuore, mette cuore, mente, sforzi, energie in questa scuola. Vorrei coinvolgere in questa nostra riflessione Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti, che sono felice di ritrovare qui dopo Cagliari, anche perché Sua Eminenza, penso che ci sia un filo molto spesso che collega questi due appuntamenti, nel senso che quegli uomini, quelle donne di domani, capaci di abitare un lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale, giusto. Noi le abbiamo chiamate le persone solide in una dimensione liquida, si ricorda? Lì a Cagliari sono i ragazzi di oggi, sono questi ragazzi che alla scuola chiedono concetti, ma l'abbiamo sentito, passioni, abitudini, valori. Allora vorrei, ecco, sollecitare la sua riflessione anche qui con un pensiero, richiamando appunto Don Milani, che diceva che la scuola rende le persone uguali perché offre loro la possibilità di esprimersi. È uguale chi capisce, sa come esprimersi e capisce anche il pensiero dell'altro. Lui aggiungeva: povero, ricco, è meno importante, l'importante è che parli. Io vorrei chiederle quanto ritiene attuale tutto questo nell'orizzonte della scuola cattolica, paritaria cattolica oggi, Eminenza. Ma proprio perché siamo in una giornata particolare che coinvolge le donne e il rispetto delle donne, voglio dire che la scuola è un sostantivo al femminile, perché secondo una statistica su quattro docenti 5 sono donne, quindi guardate che percentuale altissimo. Su 6 docenti, questa è la media nazionale, 5 sono donne. E naturalmente ne nasce, direi, la figura materna, ecco, della scuola. E questo dice tante cose, quelli che sono anche i compiti fondamentali della scuola. Per questa sua maternità, accogliere, custodire. Quando Francesco ha iniziato il suo pontificato, ha usato 7 volte la parola custodire e ha preso l'esempio di Giuseppe, il custode, e ha detto che ogni forma di governo nella Chiesa, ma anche di istruzione, di formazione, deve sempre partire da questo verbo, il custodire, integrare, formare. Naturalmente la scuola oggi si trova di fronte a una realtà che è molto fragile, perché sono fragili le nostre famiglie, e non sta a me qui sottolinearlo quanto sono fragili le famiglie oggi. Sono fragili i nostri ragazzi, troviamo difficoltà e fragilità anche all'interno della Chiesa. Allora la scuola, per poter, diciamo così, sostenere e svolgere quello che è il suo compito e la sua altissima vocazione, ha bisogno di un patto molto serio,
che è fra scuola, famiglie e anche chiesa, perché la chiesa ha la sua incidenza anche sociale e non solo per i cattolici nel nostro paese, l'abbiamo visto anche a Cagliari affrontando tutti i problemi che riguardano il mondo del lavoro. Do atto alla ministra, ecco, delle cose positive che ci ha annunciato. È l'inizio di un cammino, ma è un bel cammino che si ricollega a un progetto del 2002 e anch'io mi sorprendo come mai sono passati quasi 15 anni senza che certe cose fossero attuate, ma noi vogliamo guardare al futuro e quindi vogliamo veramente, ecco, arrivare al fatto che la nostra scuola di ispirazione cristiana sia una scuola pubblica, e lo è di fatto perché è aperta a tutti. Una bambina in una nostra scuola cattolica mi ha detto, era di colore nero, africana, piangeva. Diciamo, perché tutti sono bianchi e io sono nera? Mi puoi dare una risposta? Una bimba che si chiamava Fatima, era musulmana. E io ho cercato di spiegare che la varietà è una ricchezza. Dico, se in un prato tutti i fiori sono uguali, ma dopo diventa monotono guardare quel prato. Ma se io, allora non era ancora stato il terremoto di Castelluccio, vado su verso le valli di Castelluccio e vedo tutta questa miriade di fiori e di profumo, ma è una bellezza che mi entusiasma. Ecco, la nostra scuola vuole essere la nostra scuola cattolica di tutti e quindi è giusto e doveroso che abbia gli stessi diritti di tutte le scuole, e d'altra parte mi pare, ecco, che tutta l'Europa sia orientata in questo senso. Grazie, grazie Eminenza. Tra l'altro, da Cagliari in poi mi è venuta questa tendenza a cercare sempre le piccole grandi pratiche, no, per supportare delle idee. E quando lei ha detto patto educativo mi è venuta in mente una notizia che mi era capitata sotto gli occhi di recente, di questo progetto nato dal Forum delle Famiglie nelle Marche che si chiama Immischiati nella Scuola, che cerca un coinvolgimento, un patto educativo più attivo tra docenti, genitori, personale della scuola e studenti, che è diventato così contagioso da coinvolgere nel territorio anche i genitori, le madri musulmane. Ed è questo Forum delle Famiglie ha predisposto un vademecum, un documento che è stato studiato anche dalla compagna di scuola, dalla scuola appunto statale, questo per sottolineare le sinergie anche che si creano e quanto è importante quel valore del pluralismo, della pluralità. Ministra Fedeli, ci sono tanti punti che ci hanno porto all'attenzione ai nostri presidenti e sono tutti piuttosto urgenti. Ce n'è uno che mi tornava alla mente, che è un po' collegato a tutti e da tutti sottinteso: nella parità c'è da guardare anche la libertà di scelta da parte dei docenti. Che scelgono di insegnare in una scuola che a tutt'oggi, con una parità che non è compiutamente garantita sotto il profilo economico, comporta dei sacrifici e magari quella scuola la vogliono scegliere perché sono i valori che sposano. Qui c'è tutta una strada da percorrere anche per quanto riguarda i percorsi formativi, il riconoscimento dei titoli, l'opportunità e la possibilità di partecipare ai progetti promossi dal MIUR. C'è la volontà di muoversi anche in questa direzione? Io credo che il segnale è esattamente questo, con un grande obiettivo dal mio punto di vista. È per quello che ho scelto anche quel presidente di questo gruppo di lavoro, anche se si chiama Costi Standard, però è diritto allo studio il titolo, il sottotitolo. Intanto perché noi dobbiamo riprendere tra di noi, nell'insieme del Paese, un dibattito sulla qualità formativa. Qualità formativa che è fatta non dalle eccezioni culturali, ma da quello che forniamo nel pluralismo generale, gli obiettivi formativi delle scuole. Questo secondo me significa discutere della formazione dei docenti, del reclutamento, dei percorsi e delle competenze.
perché il tema è esattamente questo, cioè l'equiparazione e la parità è fatta esattamente di questo. Cioè il tema, che è un tema molto serio, molto approfondito, richiede, io credo, una discussione anche di questa natura. Riconoscimento dei titoli vuol dire percorsi che si fanno. Qui lo ridico anche qua, una cosa che ho detto ad un'analoga iniziativa fatta nel sud qualche mese fa. Noi abbiamo anche bisogno di proseguire insieme sul fatto che le scuole paritarie in generale non debbano essere vissute, considerate esattamente per come, diciamo in parte, non per tutte, storicamente si è determinato, che siano scuole di serie B. No, sono scuole di serie A che hanno qualità formativa, abbiamo anche delle straordinarie eccellenze di, proprio dentro le scuole paritarie cattoliche, che hanno una storia enorme qualitativa, ma noi dobbiamo eliminare dal sistema paritario gli abusi, quelle che non si fanno controllare e certificare, perché vedete, quando lasciamo vivere gli abusi si fa danno alle scuole paritarie corrette, che esattamente operano qualitativamente nel rispetto delle regole. Questo è un punto decisivo. Voi sapete che abbiamo insieme chiuso e non riconosciuto alcune scuole che volevano essere riconosciute come scuole paritarie da questo punto di vista. Ecco, io credo che dobbiamo accelerare quello che è un lavoro che secondo me negli ultimi anni si è ripreso con forza, perché questo è l'obiettivo comune, esattamente anche per arrivare al tema del riconoscimento dei titoli, del reclutamento. Sua Eminenza lo sa che abbiamo fatto anche un lavoro più complessivo. Ne abbiamo parlato. Esattamente, sul riconoscimento tra Stato italiano e Stato Vaticano dei titoli che vengono riconosciuti nelle università. Esattamente, e questo è molto importante. Questo è decisivo per dire come ci si sta muovendo. Ma qual è la condizione per muoversi in questo terreno? È esattamente la qualità interna e i sistemi di valutazione. I sistemi di valutazione sono anche questi. Altra questione nodale, molto delicata. Perché vede, ma è fondamentale. Anche un po' trascurata negli anni, da un passaggio all'altro. Storicamente. Però per dire che siamo molto impegnati tutti, perché chi ci crede davvero alla qualità, al di più del pluralismo, dei pluralismi, deve puntare a questo, perché le migliori offerte pluralistiche sono quelle della qualità formativa, che è una sfida per tutti, è una sfida per la scuola statale, è una sfida per la scuola paritaria, perché tutti vogliamo, come scuola pubblica, il meglio per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. Grazie. Eminenza. Io voglio innanzitutto spezzare una freccia per la mia scuola privata. Io ho fatto il liceo classico in seminario. Quando siamo andati all'esame di maturità, grazie a Dio, quei preti ci avevano preparato bene. E sapete uno dei professori chi era? Padre Balducci. Padre Ernesto Balducci, che non era per niente tenero, eh? Quindi la scuola veramente, ecco, deve essere qualche cosa di serio. Sapete cosa diceva Don Milani? Don Milani definiva la scuola con l'appellativo sacro, sacra, e diceva, o diceva in senso laico naturalmente, la scuola è l'ottavo sacramento. La definiva proprio come ottavo sacramento. Dice: la scuola, le sue parole, mi è sacra come un ottavo sacramento. Sono parole estremamente importanti che vanno rilette con la dovuta attenzione e rilanciate con l'identica speranza. La scuola deve tornare ad essere un luogo così prestigioso da essere considerata addirittura, lo dico proprio in senso laico, spoglio di ogni riferimento sacrale, ma sacro, in questo senso, fra virgolette. La scuola, ecco, è veramente di tutti. Ma ha colpito una cosa che ha detto il vostro sindaco all'inizio, poi gliel'ho anche ridetto, dico: lei, senza saperlo, ha citato Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha scritto una bellissima lettera ai genitori. Andate a rileggere quello che ha scritto Giovanni Paolo II.
che si intitola I bambini, cominciando da quelli delle materne, sono i nostri maestri. Noi crediamo di educare loro, ma siamo noi adulti che ci educhiamo a stare accanto a loro, ai più piccoli, con i loro sentimenti, diceva Giovanni Paolo II, di disponibilità. Un bambino ti corre incontro, un bambino si fida, no? Noi adulti che siamo così calcolatori e diffidenti. Allora diceva, ecco, i bambini. Io sogno una scuola a questo modo, dove tutti ci si forma e ci si educa. E d'altronde, mi ricordo quando fui messo a fare l'educatore in seminario, un grande uomo di chiesa, il Cardinal Benelli, mi disse: tu non devi andare avanti a loro, perché i giovani e i ragazzi hanno delle antenne che tu non hai. Allora devono essere loro che tracciano la strada. Però non gli puoi stare nemmeno dietro, perché se c'è una buca ci cascano dentro. Tu devi camminare al loro fianco. Così io vedo la scuola, accompagnare, ecco, camminare a fianco. Ma tutta la scuola, ecco, la vedo così. E per me, lo dico fra virgolette, Don Milani indirettamente è stato il mio maestro, non perché io sia andato a scuola da lui, ma sono andato a scuola da un prete, in una scuola, in una canonica, che io l'ho saputo dopo. Ha usato lo stesso identico sistema di Don Milani, un sistema deduttivo bellissimo, no? Dove il maestro ti insegnava tutto quello che sapeva, ecco, accompagnare. È bellissima questa immagine dell'accompagnamento, ministra Fedeli. Lei voleva aggiungere qualcosa? Ma intanto volevo dire che a 50 anni dalla morte, quest'anno lo ricorre, di Don Milani, e credo che sia giusto anche da parte del Ministero, come abbiamo fatto, riconoscere che ha segnato molto della qualità dell'insieme della scuola pubblica italiana, proprio perché ha spinto a cosa significa includere, non escludere, non discriminare, cosa voleva dire la parola, la conoscenza, quindi proprio come un diritto per tutti. Io anche recentemente, nella presentazione di un libro sempre su Don Milani, la cosa che colpisce moltissimo e di estrema, secondo me, di estrema attualità, Don Milani, rivolgendosi ad alcuni suoi referenti interni, ma non solo interni, alla Chiesa, diceva: sì, certo, c'è la povertà, quella economica, quella che ti fa andare in giro con le scarpe rotte, quindi magari non hai da mangiare, ma tu non sai cos'è la povertà educativa, l'analfabetismo. E su questo, pensate, ha segnato la storia poi anche di uno straordinario linguista e di esperienza importante come Tullio De Mauro, per dire come dal punto di vista dei valori profondi educativi c'è nella nostra società, che io considero una delle storie più ricche qualitative rispetto ad altri paesi europei, per proprio questa capacità di incrociare valori che stanno, come diceva Don Milani, nel Vangelo e nella Costituzione italiana. Guardate, questa è una straordinaria ricchezza che altri paesi non hanno e dobbiamo andare avanti. Lui però ha detto accompagnare. Allora io qui adesso guardo anche i rappresentanti dell'Associazione dei Genitori Cattolici. Se mi permette, Cardinale, noi proviamo a fare un po' di più. Io penso che siamo nella fase, proprio per i cambiamenti molto trasversali che vivono i nostri ragazzi. Il digitale cambia tutto. Cambia tutto, cambia il modo di apprendere, anche gli aspetti cognitivi, cambia il modo di relazionarsi, e noi dobbiamo sapere che va qualificato di più e molto più implementato. Non tutti gli adulti hanno questa possibilità. Io credo che dobbiamo, come abbiamo fatto il 21 di novembre, e lo dobbiamo completare rapidamente, rilanciare un patto di corresponsabilità educativa tra scuola e genitori, perché secondo me questo è il punto. Capisco, sono d'accordo, accompagno, ma aggiungo una cosa: la corresponsabilità, ciascuno svolgendo al meglio la propria funzione. È difficile fare i genitori, bisogna però essere capaci di avere autorevolezza, svolgere la propria funzione. Qualcuno lo diceva: non fate i sindacalisti dei vostri figli, perché gli fate un danno. Non fate quelli che pensano, rispetto a una fase educativa, che competenze
professionalità sono dentro le scuole, non ci si può sostituire, perché diversamente si fa danno ai ragazzi. Ecco, io credo che anche questo sia importante, è un'assunzione maggiore di responsabilità, ciascuno per la sua parte, per i ragazzi. Quindi l'accompagnamento, sono d'accordo, ha veramente un substrato di maggiore responsabilità. Credo, Ministra, che poi insomma confermerà o arricchirà questa riflessione sull'eminenza del Cardinale Bassetti, che su questo discorso di patto educativo o di comunità educante possiate trovare nella scuola paritaria cattolica validi alleati, perché questa è la missione e la strada intrapresa. Però mi veniva in mente, mentre Sua Eminenza portava l'esempio di Don Milani e ricordavamo anche la fedeltà di Don Milani alla Costituzione a proposito dell'accompagnamento, che noi siamo purtroppo anche in un contesto di povertà educativa, ci sono insomma, un quindicenne su cinque che non sa neanche leggere e valutare correttamente un testo, quindi la sfida è molto complessa. Don Milani parlava dei persi alla scuola, noi abbiamo delle percentuali di dispersione scolastica che sono enormi, soprattutto nel sud. Qui la scuola paritaria cattolica si adopera tantissimo, si adopera per accogliere questi studenti, per modificarli, per sostenerli con l'istruzione professionale, e c'è bisogno anche di un sostegno perché possa farlo, lo fa con le risorse che possiede. Questo è un problema. Do la parola al Cardinale Bassetti e poi volevo sentirla anche su questo tema. Sì, condivido appunto questo patto educativo che coinvolga soprattutto la famiglia, ma io vedo come pastore che ci troviamo davvero in un mondo di fragilità. Sono fragili le famiglie, sono fragili i giovani, è fragile il tessuto della scuola. Io penso che abbia ragione Papa Francesco quando dice: ma tutti quanti, non solo la Chiesa Cattolica, ci troviamo in un ospedale da campo a curare dei feriti, a sostenere delle fragilità. E questo naturalmente convalida anche di più quello che stavamo dicendo: soltanto insieme, o se ne esce insieme o di qui non esce nessuno. Anche perché mi colpiscono proprio in questo senso altre parole di Don Milani, quando, e lui la collocava sempre nel posto più alto, la scuola, e partendo dai suoi ragionamenti aveva pienamente ragione, dice che la scuola, mi piace tanto a me questa affermazione, siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. Mi sembra che questa affermazione colga pienamente il significato anche del titolo del vostro convegno, la Chiesa che è fra passato e presente e li deve tenere insieme, ecco, entrambi. Sì, sono d'accordo. Infatti adesso stiamo dialogando, Cardinale, sempre su Don Milani. Don Milani diceva un'altra cosa straordinaria, che di straordinaria attualità: la scuola deve includere, non deve far disperdere, deve consentire a tutti di poter essere istruiti ed educati, perché sennò è come se fosse un ospedale che cura i sani anziché i malati. Frase, diciamo, che dice proprio molto di questo. Ecco, io sulla dispersione scolastica dobbiamo fare molto di più insieme, perché io su questo sono molto convinta. L'insieme della scuola pubblica, paritaria, cattolica, statale devono porsi questo tema, perché le percentuali sono troppo alte, così come la percentuale di troppo bassa di laureati. Se noi insieme, anche per ragioni di valore, ma anche per ragioni di importanza della crescita di una società equa e sostenibile, dobbiamo puntare su una società e su un'economia della conoscenza, è chiaro che il tema dell'istruzione, del diritto all'istruzione e all'educazione è un tema fondamentale. Noi dobbiamo considerare in questo Paese la percentuale di investimenti per l'insieme della scuola pubblica. Quando dico insieme vuol dire anche ovviamente tenere conto di quello che qui è stato detto anche sulle scuole materne paritarie cattoliche, che qui veniva posto. Secondo me su questo bisognerebbe spiegarlo di più, se mi posso permettere, no? Il significato, anche dopo che noi abbiamo fatto la delega nuova, decreto legislativo sullo 06 come punto fondamentale per l'inclusione. Ma insomma, noi dobbiamo davvero investire di più. Per investire di più
siccome in democrazia io insisto su questo perché sono molto istituzionale da questo punto di vista, però dobbiamo fare anche un dibattito pubblico che è importante, che le risorse prioritariamente devono andare all'investimento sulla scuola e sull'educazione. 4% invece... non ci piace. No, guardate, qui ci capiamo, però insisto io su questo, perché se è davvero il punto prioritario e noi lo consideriamo il punto prioritario, anche quando stai per uscire da una crisi economica difficile, tu è lì però che devi puntare, perché anche per il mercato del lavoro, anche per i nuovi lavori, anche per la formazione professionale, anche quella regionale, serve esattamente una qualità e un rapporto col mercato del lavoro, con le imprese, comunque con gli sbocchi professionali, sempre di più in grado di essere, diciamo, di avere quegli strumenti per continuare ad apprendere per tutto l'arco della vita, perché sennò puoi apprendere per fare immediatamente un mestiere, ma ormai sappiamo che quel mestiere fra 2 anni già non c'è più, fra 10 ce ne sono di altri e così via. Quindi questo investimento io credo che sia importante. Lo dico perché in questo l'alleanza strategica vera tra nella scuola pubblica, tra la scuola statale, la scuola paritaria e la scuola paritaria cattolica, che è il punto prevalente ma anche di valori, secondo me è assolutamente importante che la dobbiamo spingere da questo punto di vista, perché è un valore generale della società l'investimento nell'istruzione e nell'educazione. Poi il pluralismo è parte di questa caratteristica. Io sono solo preoccupata, siccome sono abituata a dire come la penso, quando ragioniamo di pluralismo, attenzione tutti insieme a ragionare dei valori della non discriminazione del pluralismo, perché siamo anche in una società a questo punto multietnica, con una chiarezza. Nella società multietnica noi abbiamo la nostra Costituzione che dice come non si devono discriminare le donne, come non si devono discriminare le persone per etnia, per religione, ma con al centro il valore profondo del rispetto di ciascuno in parità. Adesso ci vuole in parità anche verso le donne, perché quando si dice pluralismo anche religioso, noi non possiamo accettare chi utilizza, ovviamente, alcuni valori che credono o lo affermano da un punto di vista religioso come se fossero questioni che possono tollerare discriminazioni e violenze. Lo dico perché anche questo è un compito importante educativo di pace, qui lo prendo io Papa Francesco, che dice delle cose fondamentali quando ha parlato 2 anni fa a tante studentesse, alle docenti, ai presidi. Educare al rispetto, essere una comunità educante, una sfida educativa che non fa mai intervenire violenza e sopraffazione. È importante educare a questo, sono i valori fondamentali che io credo uniscano noi, i nostri mondi e le nostre culture. Pluralismo interno. Eminenza, su questi temi c'è parecchio da dire. Che la nostra ministra è giustamente che non è credente, ma non si vanta però di non essere credente. Solo, lo afferma lo come solo... si ricorda, si fa una battuta, il presidente Bertini che si vantava sempre di non essere credente. Una volta gliel'abbiamo detto: presidente, lei è chiaro, è libero di... No, ma la cosa interessante è che ogni tanto, non ancora Cardinale Bassetti, ma altri che mi dicono: non c'è problema, siamo noi che crediamo anche per lei, quindi andiamo avanti a dialogare insieme. Infatti una persona, poi dico quel che voglio dire, che mi è venuta a trovare e ha detto: guardi, ha messo le mani avanti, io non sono credente. Va bene, e ho fatto lo stesso ragionamento che ha fatto lei. Però alla fine mi è venuto spontaneo dire quello che dico a tutti: guarda che ti metto nel cuore della mia preghiera. E questa fa: grazie, ma dico, ma avevi detto che non eri credente? No, dice, guarda che la prendo come un atto d'affetto e un ricordo, e poi non si sa mai, capito? Ma a parte questo, giustamente, soprattutto nella giornata di oggi, ha tanto insistito per un motivo o per un altro la ministra sulla donna.
ecco, vedo qui le suore, quante generazioni di ragazzi hanno educato nelle loro scuole materne. Io mi ricordo ad Arezzo, le mamme venivano alle 7:15, 7:30, allora c'erano 2 o 3 anziane che accoglievano i bambini prima che iniziasse la scuola, e poi questo servizio continuava anche nel pomeriggio. Erano veramente totalmente dediche a questa missione dell'educazione. E tutti vi mandavano volentieri i bambini. Quindi voglio ringraziare anche tanto tanto le religiose, qualche religiosa. Sapete cosa mi ha detto qualche madre generale? Vescovo, quel po' di patrimonio che avevamo l'abbiamo esaurito tutto per mantenere la scuola, adesso dobbiamo andarcene. Siamo vecchie, ma quello che avevamo, ho detto grazie a nome della Chiesa. Io non ho né oro né argento per sostenervi, ma grazie anche per questo. Ma voglio dire, perché quando siamo vecchi si parla più di vissuto che di aspetti teorici della vita. Allora, faccio la visita pastorale all'Università di Perugia. La ministra è venuta all'Università Stranieri, che è una bellissima risorsa, e ha fatto anche un intervento bellissimo in quella circostanza. Ma io mi riferisco a tutta l'università, che allora aveva quasi 30.000 studenti, non son pochi in una città non grande come Perugia. Faccio organizzata dalla pastorale scolastica la riunione dei rappresentanti di tutti gli studenti, e quindi c'era un rappresentante per facoltà, 18 studenti. La maggior parte erano laici e alcuni veramente forse anche proprio di estrema sinistra. Parla quello che era considerato il più laico di tutti, il più avulso, ecco, e mi guarda. Dice, vescovo, lei ha paura? Ma no, dico io, ma aveva ragione, io avevo paura. Si vede che lei è venuto qui disarmato, ma lei chissà, forse pensava di affrontare delle belve. Ecco, dice, questo è il difetto di voi adulti. Perché non dialogate con noi? Perché vi mettete subito in una posizione di pregiudizio. Non so se è vero questo discorso, io però cito le sue parole. Vede, vescovo, lei, il sindaco, il rettore magnifico, non ci aiutate con questo vostro atteggiamento. Sapete cosa siamo noi, la mia generazione? Siamo tutti delle gocce di acqua, e il rischio che noi corriamo è quello di essere dispersi. Noi avremo bisogno che voi adulti, rettore magnifico, vescovo, sindaco, e fece il gesto, faceste come una conchiglia con le vostre mani, con le vostre palme, e foste in grado di raccogliere tutte quelle gocce d'acqua che siamo noi. Io non ho dormito la notte pensando alla profondità di questo insegnamento che mi veniva da questo giovane, e ho detto, questa è veramente l'universitas, dove con le riflessioni, con il sapere, si va anche al di là dei saperi scolastici. E questo vi dico, questo giovane, forse più di alcuni miei cattolici, mi ha aiutata a capire l'animo dei giovani. E anche quando Don Bosco dice, se voi non avrete in mano la chiave del cuore di questi giovani, di questi ragazzi, non sarete mai degli educatori. In qualche modo anche lui questa diceva mi pare la stessa cosa. Una riflessione preziosissima, e torniamo anche alle radici della missione della Scuola Paritaria Cattolica. Siamo vicini
alla conclusione, anche perché c'è un momento molto importante che è quello dell'ascolto delle voci che arrivano dalla scuola che non vogliamo trascurare. Abbiamo fatto nostro, Eminenza, il metodo cosiddetto sinodale. Vogliamo sentirle tutte queste voci. Allora, conclusioni su due differenti punti. Allora, intanto, Ministra Fedeli, vorrei che le mi desse rassicurazioni, ma questa è una battuta come madre. Non voglio il cellulare in classe, ma questa è una battuta, è uno scherzo. Ma no, la riflessione è questa. Abbiamo sentito quante istanze, lei ci ha ricordato l'impegno che è stato assunto, quanto è stato fatto, l'accesso ai finanziamenti europei, ci ha ricordato quel passo importante che molto rassicura chi ci ascolta sul gruppo di studio la cui guida è stata affidata a Luigi Berlinguer su questo standard. Abbiamo sentito con quale volontà e con quale determinazione intende promuovere un patto educativo. Oggi uscirà da qui, avendo ascoltato anche tanti altri punti critici, quell'affanno della scuola che ha chiuso tanti istituti con ricadute occupazionali serie. Quali saranno le istanze che domani porterà, avendo ricevuto le sollecitazioni di oggi, al suo governo? Intanto sulla questione delle scuole dell'infanzia, noi avevamo già messo proprio nella nuova delega, nel nuovo decreto delegato, più di 250 milioni di euro che sono stati ripartiti nella conferenza Stato-Regione, che però non copre esattamente il tema che c'è. Io penso che il tema che c'è e che esiste va affrontato però in quella sede, perché lì c'è la ripartizione delle risorse che devono andare allo 0-6 anni delle scuole paritarie, di cui noi lo sappiamo una percentuale altissima della scuola cattolica. Lo dico perché, diciamo, il tema non è banale. Io poi non sono una che fa promesse, sono una che fa percorsi per arrivare ai risultati di cui è convinta. Quella è una sede su cui noi dobbiamo discutere come vengono redistribuite, perché una volta che la competenza nazionale ha assolto nella redistribuzione di quelle risorse destinate esattamente a quelle scuole paritarie, il tema è come vengono distribuite nel territorio tenendo conto delle criticità. Lo dico perché questo è un tema vero, un tema su cui noi dobbiamo in questo modo operare nella chiarezza, perché diversamente si va avanti a vedere tutto ciò che avviene. Secondo, c'è un tema molto serio che riguarda l'edilizia scolastica, altrettanto. Ora noi dobbiamo, su tutto questo, diciamo, su questi terreni, che io insisto li prendo sul terreno della parità, così come da legge del 2000, è importante continuare a fare riferimento a quella legge, ma anche dal punto di vista del diritto allo studio, della libertà di scelta nel pluralismo generale, quindi all'interno del mondo della scuola pubblica. Noi dobbiamo accelerare questa attenzione nella capacità, anche quando diamo le risorse agli enti locali, di sapere che non c'è un canale che è escluso. Di questo noi dobbiamo discutere, lo dico proprio nelle sedi proprie, che credo fosse questo che il Presidente mi chiedeva, perché poi le soluzioni facili dietro l'angolo non ci sono, ma ci sono esattamente gli impegni per arrivare alle soluzioni. C'è l'urgenza, non c'è dubbio, ma noi la distribuzione l'abbiamo fatta. C'è un tema più generale, chiudo. C'è un tema più generale però che riguarda il dibattito pubblico su questo, il dibattito pubblico, perché il dibattito pubblico ci deve facilitare nella discussione pubblica sul fatto che non stiamo facendo concessioni, non stiamo facendo concessioni, stiamo rilanciando insieme l'azione educativa della scuola pubblica ai diversi livelli. Abbiamo due strumenti in più che sono stati sottovalutati, secondo me. Uno è la delega 06, insisto su questo, perché ha fatto diventare per tutti, lo 06 il punto fondamentale educativo, non più lo 03 a domanda individuale, ma tutto lo 06, quindi tutta la scuola dell'infanzia, come base fondamentale per non discriminare, per non escludere, perché tutti lo sappiamo che nei primi 1000 giorni di vita, compresa la maternità, gli stimoli o i non stimoli positivi educativi di crescita vengono o non vengono dati alle bambine e ai bambini, segnano il loro percorso anche successivo di apprendimento. Quindi, avendo questa nuova delega,
non basta una legge, bisogna, come insegna, bisogna attuarla, ma l'impegno è esattamente questo, perché vale per tutte le scuole paritarie. E quindi, siccome la maggioranza delle scuole paritarie delle materne sono cattoliche, noi dobbiamo impegnarci su questo. Le posso dire del cellulare? Era una battuta, perché da madre di adolescente e preadolescente, senza nulla togliere la digitalizzazione della scuola, sappiamo come usano gli smartphone i nostri figli. Il punto vero è no allo smartphone in classe come uso individuale, sia tutto ciò che in libertà e rispettando l'autonomia delle scuole e la libertà di insegnamento, i docenti possono trovare utile a fini didattici di essere utilizzati. Su questo abbiamo fatto il gruppo di lavoro, ma guardi, ci tengo a chiarire il perché. Certo, perché è tutto un altro discorso. Non c'è solo, una narrazione di due giornalisti un po' parziale. Non solo è tutto un altro discorso, è occuparcene e prenderci la responsabilità su questo, ma è anche un altro elemento. 10 anni fa, giustamente, il ministro Fioroni, a fronte di quello che era successo in una scuola di Torino, che avevano usato il cellulare per fare, ricordiamo il fatto terribile, drammatico, lui fece un decreto, una circolare ministeriale, un decreto ministeriale, in cui proibiva di portare all'interno della scuola, in quel caso il cellulare, che però si rischia di averlo anche rispetto ad altri strumenti tecnologici, perché oggi non è solo il cellulare che ti mette in collegamento. Allora, secondo me, da un punto di vista di serietà del rispetto delle regole, o non si tiene nessun device dentro la classe, e è antistorico, è sbagliato, oppure facciamo una regolamentazione e diciamo come però si deve e si può usare, come non si può utilizzare, perché questo è l'elemento nuovo che la rivoluzione digitale ci comporta. Ecco, cosiddetta ministra Fedeli mi ha rassicurato da madre, come giornalisti, insomma, noi a volte facciamo delle narrazioni più approssimative. Però conosciamo anche i nostri figli e devo sottolineare che, detta così, confido sulla saggezza dei docenti e degli insegnanti, che di saggezza ne hanno parecchia. Posso ringraziare tutte le docenti, i genitori che sono qui, per il lavoro qualitativo che fate, dobbiamo sapervelo riconoscere. Grazie dell'invito. Eminenza, io per concludere non posso non chiederle che spazio occuperà il pensiero rivolto alla scuola nel prossimo importantissimo, cruciale sinodo sui giovani che si inaugurerà nel prossimo ottobre? C'è già un grande lavoro della Chiesa tutta. Sì, perché a differenza degli altri sinodi, che in genere venivano abbastanza dall'alto, era la Chiesa nel suo magistero che faceva le proposte, qui abbiamo trovato il modo di coinvolgere la base dei giovani, e quindi saranno i giovani loro stessi protagonisti, saranno loro a suggerire alla Chiesa, con quelle antenne di sensibilità che hanno, con quella capacità che hanno di intuire e di andare verso il futuro. Lo diceva la Pira, i giovani sono come le rondini, vanno verso il futuro. La Chiesa, ragazzi, ha davvero bisogno di mettersi in ascolto di voi, ma non è un discorso retorico, sapete, di captatio benevolentiae, è un discorso reale. Voi sarete, perché l'ha detto il Papa, non l'ho detto io, i protagonisti di questo sinodo, però vi faccio le stesse raccomandazioni che vi fa Francesco. Non mettetevi a sedere sulla poltrona di casa o alla finestra sulla piazza per vedere quello che succede nel mondo. Rimboccatevi le maniche e siate protagonisti della vostra vita e della nostra vita. In secondo luogo, non vi fate rubare da nessuno la speranza e la vostra dignità. In terzo luogo, ecco, guardate grande e guardate lontano. Voi avete questa possibilità anche di guardare grande e di guardare lontano. E non vi fermate. Ragazzi, dico l'ultima cosa e poi mi chiedo. Non vi fermate a razzolare come fanno i polli sui pollai di questo mondo.
e magari vantarsi perché si è trovato un piccolo verme, come fanno le galline. Non vi fermate, voi mi capite, ecco, sui pollai del mondo. Guardate le aquile, che hanno una capacità anche di fissare il sole. Noi, da voi, ci aspettiamo questo. E tutto quello che abbiamo detto stasera vuole essere in funzione di questo. In fondo è il compito educativo della scuola. Grazie davvero. Grazie davvero, lo dico anch'io, alla ministra Fedele, al cardinale Bassetti, perché insomma due voci, due anime, due protagonisti della scuola pubblica integrata tutta, questo è pluralismo, anche questa è pluralità. Grazie davvero, grazie. Grazie ministra, grazie. Grazie Eminenza. Allora, proseguiamo questo...